Floridia si appresta a diventare una città un po' più sicura anche grazie all'impianto di videosorveglianza che dovrebbe coprire varie aree del comune. È stato infatti confermato da parte del Comando dei Vigili Urbani, dice lo stesso sindaco primo cittadino Marco Cariani, che il progetto per l'installazione di nuove telecamere di videosorveglianza nella città è stato approvato e finanziato per intero dal Ministero dell'Interno. Il ringraziamento a Sua Eccellenza il Prefetto per la cortese collaborazione, così come al comandante e al responsabile dell'ufficio tecnico e a quanti hanno collaborato affinché potesse essere raggiunto questo traguardo che il primo cittadino definisce importante. Floridia, con questo ulteriore impianto di videosorveglianza che si aggiunge già a quelli esistenti da pochi mesi ripristinati, diventa una città più sicura. Una mostra sull'unione femminile per riflettere sulle lotte affrontate negli anni, sull'elevazione e istruzione della donna, la difesa dell'infanzia e della maternità, per conoscere le varie istituzioni di utilità sociale, le associazioni e le istituzioni femminili che si sono costituite nel tempo. Pannelli didattici, articoli e fotografie mostrate all'ingresso dell'Istituto Comprensivo Salvatore Quasimodo di Floridia per un'opportunità educativa e formativa realizzata grazie a Scuola di Genere, un progetto del Centro Studi Paolo e Rita Borsellino e dell'Associazione Work in Progress, finanziato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento Pari Opportunità. Ma maggiori dettagli sono stati forniti dallo stesso dirigente. È una mostra dell'Unione Femminile Nazionale che ci è stata, diciamo, data in utilizzo sia dall'associazione Work in Progress di Floridia, che a sua volta l'ha ricevuta a Palermo dalla Fondazione Borsellino. E serve proprio a diciamo, creare una sensibilizzazione nei confronti del problema dei diritti che le donne sono riuscite faticosamente a conquistare a partire già dall'Ottocento, perché questo è un percorso storico, quello che analizza la mostra. E che arriva fino ai giorni nostri. È molto interessante, sicuramente è una mostra che sarebbe forse più consona ad un istituto superiore o anche a un'università, però è logico, come tutte le cose, può essere letta anche a diversi livelli e quindi a noi farà piacere comunque dare la possibilità, prima di tutto, ai nostri alunni, ai genitori dei nostri alunni e comunque a qualunque altro visitatore che voglia eventualmente approfondire questa tematica, di venire qua presso proprio l'androne della nostra scuola per poter vedere questi pannelli effettivamente molto interessanti che riguardano questa storia dei diritti delle donne acquisiti. Il romanzo di Massimo Maugeri, Il sangue della montagna, edizione La neve di Teseo, sarà presentato sabato 18 dicembre alle 18 al Museo Etnografico Nunzio Bruno in piazza Umberto I a Floridia. Si converserà sull'opera con la poetessa e scrittrice Marilina Giaquinta e col semiologo e critico letterario Salvo Sequenzia. Un romanzo ambientato alle radici dell'Etna che intreccia le storie di uomini, del destino legato a quello del vulcano, con un rapporto amore-odio. Tratti dal romanzo saranno letti dalla voce recitante di Maria Burgio. Giunge a Floridia l'atmosfera natalizia, un albero addobbato dalle scuole floridiane, un mercatino in Piazza del Popolo, le giostrine in Piazza Umberto I per i piccolissimi, lo spettacolo di magia offerto da Loris e Lucilla e la solidarietà del gruppo Bikers di Avola. È quanto ha inaugurato il programma voluto dall'amministrazione comunale guidata da Marco Cariani. Abbiamo voluto organizzare delle manifestazioni specificamente dirette ai bambini e diciamo che la prima di stamattina, inaugurata appunto col villaggio di Babbo Natale, è andata bene, c'è stata moltissima partecipazione e questo ci rende orgogliosi, anche perché l'obiettivo della mia amministrazione è quello di regalare alle famiglie di questa comunità un minimo di serenità, di spensieratezza e di felicità. L'atmosfera natalizia, è chiaro che abbiamo il dovere, noi rappresentanti delle istituzioni, di farla vivere ai bambini, per cui ci siamo impegnati in questo senso. Le economie sono il prodotto del taglio delle nostre indennità, lo dico con orgoglio, indennità mie, degli assessori, del Presidente del Consiglio Comunale e i contributi che sono stati spontaneamente donati da alcune associazioni, da alcuni artigiani, da alcuni imprenditori, che ci hanno consentito
di mettere in piedi un'organizzazione che oggi è un segnale che noi diamo e che abbiamo voluto dare, ma che domani, se è fatta diciamo tenendo in considerazione anche altri elementi che quest'anno abbiamo potuto tenere in considerazione perché la situazione pandemica non ce l'ha consentito, potrà diventare un punto di riferimento della provincia. È un modo sia per fare stare bene i nostri bambini e le nostre famiglie, sia per fare lavorare tutti, soprattutto gli esercenti del centro storico che negli ultimi anni sono stati investiti da una crisi tangibile senza precedenti. Ritorneranno a Floridia anche le tradizionali focate della vigilia di Natale a riscaldare appuntamenti del nostro magico Natale, che meglio spiega l'assessore Paola Gozzo. Il nostro magico Natale è il Natale dei floridiani, nostro a rimarcare il senso di identità, di appartenenza di questa comunità. È magico perché dopo l'interruzione dello scorso anno a causa del Covid, ma anche di anni precedenti, dove molte manifestazioni non si sono più espletate nella nostra città, abbiamo l'ambizione di recuperare il senso di comunità attraverso alcune attività rivalutate nella nostra piazza centrale. Abbiamo aperto, inaugurato i mercatini di Natale che stanno riscontrando un grande successo, abbiamo addobbato il nostro albero di Natale dignitosamente grazie all'aiuto delle scuole e delle associazioni e abbiamo inaugurato tutte le attività domenica scorsa attraverso l'animazione per bambini e la grande generosità degli Avola Bikers, che hanno portato nelle comunità di bimbi sfortunati alcuni doni appunto natalizi. È un Natale fatto di magia, perché è un Natale solidale, è un Natale di condivisione, un Natale dove torna il calore delle focate, quindi un Natale di rinascita, un Natale per i bambini, un Natale per le famiglie, un Natale che è possibile vivere e condividere grazie al contributo di tutti, al contributo delle associazioni, delle scuole, dell'amministrazione comunale, di tantissimi sponsor che hanno appunto contribuito per poter animare la piazza, hanno contribuito per poter avere dei momenti musicali a disposizione di tutta la città, un programma che quest'anno non confluirà in un unico manifesto, ma che diciamo sarà presentato alla città di settimana in settimana, quindi un programma lasciato anche un po' aperto per vedere volutamente l'andamento anche epidemiologico, e quindi un programma che vogliamo portare a compimento in tutta sicurezza, ma sicuramente non ci vogliamo precludere la gioia e il piacere di poterlo regalare e donare a tutta la nostra comunità. Anche quest'anno le porte di casa di Loris e Lucilla si aprono per ospitare Babbo Natale, che rimarrà fino al 6 gennaio. La motivazione è quello di voler regalare un sorriso a tutti i bambini. È considerato che per Loris e Lucilla, da 0 a 4 anni si è ancora neonati, da 4 anni in su si è ancora bambini, si invitano tutte le famiglie a visitare la casa di Babbo Natale. Ingresso totalmente gratuito e, nel rispetto delle normative anti-Covid, si entrerà solo su prenotazione telefonica. Altra novità è quella che stanno organizzando con A tavola con Babbo Natale, una merenda offerta a tutti i bambini che gusteranno insieme a Babbo Natale bevande calde e panettone. Oh 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 oh, corri Renna Cometa, dobbiamo portare regali a tutti i bambini. A proposito di bambini, aspetta, oh, ferma, sono felice. Ciao, ciao bambini, venite, vi faccio vedere il mio piccolo villaggio, eccolo qua. Vedete, quello è il trenino che porta tutte le letterine del mondo dove avete scritto i vostri desideri. Poi gli elfi cosa fanno? Confezionano i regali e li consegnano a me nei sacchi, che io poi li porto, sono qui, inquadrami, li porto in giro per il mondo. E guardate,
Questo è il mio presepe, il presepe ideato da San Francesco d'Assisi nel 1222. E io ve l'ho proposto qua, nella mia casetta. Fa un po' di freddino, stiamo davanti al camino, dai, avvicinatevi. Ciao, ciao, allora vi raccomando, prenotatevi, vi mando un bacio. Prenotatevi, perché vi aspetto qui, nella mia casetta. Basta telefonare al 339-2989-431. Okay. Ciao, buone feste da Loris e Lucilla.